Un botto grossissimo. Si è sentito? Altro che. Siete usciti in strada? No, io sono rimasta dentro dalla finestra di casa perché non sapevo cosa poteva essere stato. Grande spavento ieri sera a Fermignano. Intorno alle 22.45 si è sentito un forte boato che ha allarmato i residenti di via Primo Maggio e tutto il vicinato. Dai primi accertamenti pare che qualcuno abbia fatto esplodere una bomba carta di fianco alla porta d'ingresso di questa abitazione. I proprietari non erano in casa ma stavano rientrando da una vacanza in Sardegna. Ad avvisarli sono state le forze dell'ordine. È caduto lì il coperchietto del campanello, ma niente di grave. Però vuol dire, non è tanto quello che è successo, è l'atto che non va bene, è l'atto che non è, per dei ragazzi di 13-14 anni mi sembra un po' esagerato. E poi non è neanche colpa loro, secondo me è colpa dei genitori. Qua fino ai 4 e mezzo, alle 5 del mattino, i giardinetti, è una roba incredibile. Ci hanno fatto di tutto, distrutto canne nell'orto, le hanno prese, le hanno spaccate tutte. E purtroppo la gente ha parecchio paura, probabilmente è quello. Se ce n'è uno che tenta di fare qualcosa, questo è il risultato. Che mia moglie quella sera aveva chiamato i carabinieri perché non se ne poteva più. Cioè, quindi, secondo lei è una sorta di ripicca? Penso di sì, sicuramente sì. Schiamazzi notturni e atti vandalici vanno avanti da mesi, ci racconta signor Antonio, e la conferma ci arriva anche da altri residenti. Ancora mi tremano le gambe. Era forte? Una roba, ho sentito dalla piazza di Fermignano. Dopo io ho telefonato io, i carabinieri. Secondo lei è un gruppo di ragazzini o qualcuno di più? I ragazzini che vengono lì ai giardinetti la sera, hanno fatto un macello e hanno spaccato tutto, altalene. Il parco a cui fa riferimento è quello situato nella via parallela in piazza Palmiro Togliatti. Nei giardinetti a terra abbiamo trovato pacchetti di sigarette vuoti, bottiglie di plastica, lattine di Coca-Cola e cartacce varie. Anche il signor Giacomini ci racconta di schiamazzi fino a tardanotte. Mi sembrava che era scappato anche una macchina a metano oppure una bombola in casa, una cosa così. Dopo si è verificato che stamattina hanno detto che era un petardo, diciamo, pesante. Ma ultimamente fanno delle cose che non vanno fatte, che c'ha 15 o 16 anni o 14 anni, anche i genitori dovrebbero dire guarda quante le 11 e mezzanotte al massimo torni a casa, ma non si può dire niente perché i figli o le figlie li abbiamo tutti e di conseguenza siamo un po' allo sbando. Sul caso indagano i carabinieri di Urbino intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. A seguire la vicenda è anche il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi, che ieri sera si è subito messo in contatto con le forze dell'ordine. Chiaramente sporgerò denuncia come ho già fatto il 26 di luglio, perché non sappiamo se è sempre stato lo stesso gruppetto o meno, ma hanno fatto degli atti vandalici dove hanno rotto completamente un parco giochi facendo 15.000 euro di danni circa. Quindi insomma forse c'è qualcosa che si è rotto in questi ragazzi, va bene la noia, va bene la routine, però forse si sta esagerando, si è arrivati oltre. Siamo alla seconda denuncia, quindi di conseguenza dobbiamo cercare di capire che cosa sta accadendo anche a questi ragazzi, quindi dobbiamo porci un interrogativo, ma soprattutto se devono porre anche i genitori, perché comunque sia non possono stare fuori questi ragazzi fino a un'ora così tarda, e comunque sia quello che si è creato, appunto questo allarmismo che si è creato soprattutto ieri sera con questo botto enorme che ha svegliato tutta Calpino, e non solo, perché comunque sia le onde di riflesso sono arrivate fino a Vivo Borzaga, che nonostante comunque sia distante circa 1,5 km, vuol dire che forse si è arrivati troppo oltre rispetto a quello che si può fare.